Cinese, Nani. Ci vorremmo TENERLO, se arriva offerta soddisfacente. Samardzic è forte e abbiamo avuto richieste di informazioni e richieste. Siamo contenti di averlo. Se qualcuno ci fa una offerta soddisfacente per noi e per il calciatore ci siederemo al tavolo. Di base lo vorremmo tenere. Così Gianluca Nani, DT dell'Udinese, sulle frequenze di Sky Sport. Prima offerta alla Fiorentina. José Mourinho guarda in Italia per rinforzare la rosa del Fenerbahçe. Nel mirino dello Special One sarebbe finito Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina, ma deciso a non restare in viola nella prossima stagione. Secondo Nicolò Schira, la prima offerta formulata dai turchi si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Atalanta, Kolašinac può tornare subito in Bundesliga. Da un anno l'Atalanta, Sead Kolašinac potrebbe tornare a giocare in Germania, lì dove è cresciuto. Diversi club hanno chiesto informazioni, con il difensore che sarebbe aperto ad approdare in Bundesliga secondo Sky Sport De. La valutazione del cartellino del classe 1993 è di circa 5-10 milioni di euro. Milan, FOLLKRUG distante, offerta del West Ham per LA Punta. Il West Ham fa sul serio per Nikla Fulkrag, bomber del Dortmund e obiettivo del Milan. I londinesi avrebbero presentato una prima offerta da 25 milioni di euro, secondo Sky Sport dei gialloneri ne vorrebbero invece 30. Il tedesco avrebbe già detto sì al club inglese. Fiorentina TESSMANN, ci siamo, chiusura a ore. Nelle ore in cui la Fiorentina ha riaperto i canali per arrivare ad Albert Gudmundsson, i viola stanno limando gli ultimi dettagli sul fronte Tanner Tessman. L'accordo con il Venezia c'è già, molto presto ci sarà un summit con l'entourage dell'americano per sistemare il contratto del regista. Contratto che dovrebbe scadere nel 2029. Sampdoria, gran colpo per Pirlo, ecco Tutino. Gran colpo della Sampdoria di Pirlo per l'attacco. I blucerchiati hanno ufficializzato l'arrivo dal Cosenza di Gennaro Tutino, bomber di sicuro affidamento per la cadetteria. Sempre in giornata i Liguri hanno reso noti gli ingaggi di Ghidotti, Ioannou e Bellemo. Atalanta, pressing per DANSO del Lens, il punto. Continua il pressing dell'Atalanta per assicurarsi Kevin Danso, 25enne centrale difensivo del Lens. Il club francese non vorrebbe cederlo per meno di 30 milioni di euro, gli orobici invece puntano ad abbassare la richiesta, i contatti andranno avanti anche nei prossimi giorni. Dalla Francia, Idie a Pioli per il Rennes. Julien Stéphan, allenatore del Rennes, è in bilico. Il tecnico non convince pienamente la dirigenza dei francesi, che starebbero così sondando il mercato a caccia di un potenziale sostituto. Sulla lista dell'ex DS del Milan c'è in poli il nome di Stefano Pioli, rivela Footmercato, il cui agente è stato protagonista di alcune operazioni di mercato con i transalpini in questa finestra estiva del mercato. Juve, SI tratta con LI lunga X per Rugani, LI formula. Nonostante il recente rinnovo fino al 2026, Daniele Rugani è in procinto di lasciare la Juventus per trasferirsi in Olanda, precisamente all'Ajax del tecnico italiano Farioli. La trattativa, riferisce Sport Italia, è già a buon punto. L'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito secco. Inter, Agoumé al Siviglia, LINCASSO dei nerazzurri. Lucien Agoumé al Siviglia, ci siamo,
L'Entioric del centrocampista ha raggiunto nel pomeriggio la sede dell'Inter per definire tutti i dettagli dell'affare. I nerazzurri incasseranno 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita dell'ex Brest. Così Jibril Niang, agente di Agumé, la sua priorità era tornare in Andalusia, magari potrà tornare a 28-29 anni. Lazio, Cancellieri saluta, il Como sulle sue tracce. Matteo Cancellieri, l'ultima stagione in prestito all'Empoli, è tornato alla Lazio ma solo di passaggio. L'attaccante ex Verona è destinato a salutare nuovamente i biancocelesti, su di lui, riferisce Alfredo Pedulla, è forte anche l'interesse del Como. Betis Siviglia in chiusura su Ricardo Rodriguez. Il Betis Siviglia chiude per Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato di L Torino e in arrivo a parametro zero, la prossima settimana svolgerà le visite mediche di rito col nuovo club, attesa poi la firma. Per lui è pronto un contratto biennale. Dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Milan e Torino nelle ultime 4 stagioni, Rodriguez ora è pronto alla nuova avventura in Liga. Lazio Lauriente. Accordo con il giocatore, ostacolo Sassuolo. Armand Lauriente piace tanto alla Lazio. L'attaccante francese avrebbe già trovato l'accordo con il club biancoceleste, contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il problema però è rappresentato dal proprietario del cartellino del giocatore, il Sassuolo. L'accordo fra i club è difficile da trovare. I neroverdi, secondo quanto riportato da Tuttosport, chiedono 15 milioni di euro, una cifra troppo alta per Lotito, che inizia dunque a prendere in considerazione altri profili. Fiorentina. Contatti per Gudmundsson, c'è ottimismo. La Fiorentina vuole a tutti i costi Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportano da Relevo l'islandese è tornato nel mirino dei viola dopo i forti interessi per Nico Gonzalez. Il Genoa in passato aveva rifiutato i 25 milioni offerti dalla Fiorentina, ma adesso prima dell'inizio della nuova stagione tutto può cambiare. In arrivo una nuova proposta dalla squadra di Commisso, c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare dopo il passo indietro dell'Inter. PSG, João Neves atteso a Parigi per visite e firma. João Neves sempre più vicino al PSG. Il centrocampista 19enne ex Benfica è atteso oggi a Parigi per le visite mediche di rito e firma sul contratto. Il classe 2004 arriva per 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus, una cifra ben al di sotto della sua clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro, motivo che ha fatto infuriare non poco i tifosi portoghesi. Dalla Spagna, assalto Barca a Dani Olmo, offerti 50 milioni più bonus. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona ha intensificato l'assalto a Dani Olmo con una proposta che arriva, tra fisso e variabile, ai 60 milioni richiesti dall'Ipsia. Ci sarebbero 47 milioni fissi più 3 variabili per le partite giocate e altri 10 per i titoli vinti da Dani da calciatore del Barca. Sampdoria, ufficiale Nicolas Ioannou dal Como. Nuovo colpo per la Sampdoria, il club ha ufficializzato l'arrivo del difensore Nicolas Ioannou. L'annuncio del club blucerchiato con un comunicato sui propri canali ufficiali. Luci, Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ioannou, nato a Limassol, Cipro, il 10 novembre 1995. Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027. Monza, Rui Patricio per LA Porta. Il Monza cerca un portiere. Galliani sta definendo la trattativa con Rui Patricio.
il portoghese classe 1988 si è svincolato a parametro zero dalla Roma.